In questo video voglio mostrarvi alcuni esercizi per allenare le salite di forza in verticale, handstand press. Si possono eseguire sia a terra che alle parallele. Andremo a vedere non tutti gli esercizi possibili, ma quelli che ritengo più efficaci per allenare i passaggi fondamentali di salita di forza verso la verticale e controllo e rinforzo di tutta la catena posteriore. Quindi andiamo a vedere. Fase numero 1, vi sto mostrando quello che è l'esercizio primario, cioè una salita in full a gambe unite in verticale di forza. Quindi l'idea è quella di salire controllando sia la salita ovviamente che la discesa. Andiamo a vedere diverse angolature. Chiaramente la variante che vi sto mostrando in video è quella in full, quella più avanzata. Abbiamo ovviamente poi anche la variante in straddle, cioè a gambe divaricate, che è leggermente più semplice, come quella che vedete ora mostrata in video. Serve una buona dose di mobilità articolare, ma soprattutto comprensione del gesto. Esercizio numero 1. Serve per allenare bene la catena posteriore e mi serve per andare a capire quello che è il movimento di rotazione del bacino e come dire, l'attivazione muscolare che dobbiamo dare alla catena posteriore, quindi dalla lombare ai glutei e femorali. Ovviamente le braccia spingono, ma come vedete adesso, sia nella variante a braccia tese che nella variante, come sto mostrando in video, con la testa a terra, l'idea è quella di porre l'attenzione unicamente sul gioco di gambe, quindi di bacino. È un esercizio semplice che però è estremamente importante se vogliamo allenare le salite di forza. Step numero 2, abbiamo le spinte a braccia tese. Qui io consiglio di fare una salita più alta possibile con il bacino, cercando di fare sempre un fermo isometrico alto, anche solo di un paio di secondi. Questo esercizio ci serve per capire l'importanza dello sbilanciamento in avanti delle spalle, se vogliamo salire con il bacino, e ovviamente la spinta che dobbiamo dare con petto, spalla e anche trapezio. Questo è l'esercizio più importante, direi. Adesso abbiamo le compressioni addominali. Questo perché se vogliamo fare una buona salita di forza verso la verticale, dobbiamo necessariamente coinvolgere l'addome con delle compressioni busto-gambe. Qui vi sto mostrando delle varianti sia in isometria che dinamiche. Abbiamo diversi esercizi che si possono fare per le compressioni addominali. Qui in video ve ne sto mostrando solamente alcuni, quindi vuole essere un video che vi mostra quelli che, ripeto, secondo me sono gli esercizi più utili e diretti, ma non sono assolutamente gli unici. Quindi in sostanza chi più ne ha, più ne metta. Adesso abbiamo una fase importante che è il lavoro in divaricata. Quindi tutto il lavoro di flessori dell'anca, quindi allenare ad esempio tutta la parte del quadricipite, del retto femorale, dello psoas, per abituare la compressione addominale e la chiusura busto gambe. Adesso elemento da non sottovalutare, la mobilità articolare da inserire sempre, sempre, sempre se vogliamo ottenere una buona salita di forza in verticale. Perché meno mobilità abbiamo e più forza dobbiamo esprimere per salire. Quindi se volete accorciare i tempi sicuramente vi serve una buona mobilità. Vi mostro poi una piccola sequenza per andare a rinforzare le spalle nello specifico. Quindi andiamo a tenere un piccolo blocco a gambe raccolte, circa una ventina di secondi. Adesso in video un pochettino accelerati i tempi, e poi andiamo a fare dei piccoli sbilanciamenti avanti e indietro, andando ad allenare quelle che sono le aperture della spalla, elemento importante che ci serve nella fase finale dell'handstand press. È un esercizio che potete combinare insieme, non è pesantissimo, ma specifico e molto utile per quello che ci interessa a noi. Provatelo su più serie, due o tre serie, a fine allenamento. Questa è la salita di forza completa in straddle, quindi salgo e scendo controllando sempre il movimento. Come vedete, il lavoro di attivazione della lombare, del gluteo e dei femorali è fondamentale, quindi in sostanza tutta la catena posteriore è sempre coinvolta. Va da sé che bisogna avere un buon equilibrio in verticale prima di imparare le salite di forza. Quindi se vi piace questo movimento, seguite questo video e fatemi sapere com'è andata.